Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 4 marzo 2015 siamo in compagnia della nostra amica indio venezuelana Blanca Briceño, ormai è una habituée di Libre TV, ci apre con le sue trasmissioni delle finestre sul Venezuela, sulla situazione Venezuela. Grazie Blanca di essere qui con noi anche questa sera. Grazie a voi e a tutti i liberi TV ascoltatori. Perfetto, ovviamente come detto parliamo di Venezuela, Blanca sempre colorata con la bandiera del suo paese. Parliamo di questo paese che ormai appunto sono oltre un anno che è devastato da proteste dilaganti che vengono represse con la violenza, sempre maggiore proteste contro il regime di Maduro, che appunto ha seguito Chavez e che ovviamente di cui non abbiamo probabilmente una percezione a livello diciamo di media nazionali italiani in Europa, tanto quanto appunto chi sta sul posto, perché pare appunto che sia veramente in corso una sorta di guerra civile. Registriamo la drammatica scomparsa, la morte, l'uccisione di un ragazzo di 14 anni, ci dirà adesso Blanca. In che circostanze si parla veramente di un'esecuzione di questo ragazzo. Parliamo anche del partito dei Podemos che sta anche presente appunto al di là dell'oceano, come anche in Spagna, e in particolare l'Europa è stata, lo ricordiamo, qualche mese fa, diciamo, forse qualche settimana fa. Diciamo, è scossa a livello finanziario dalla rivelazione appunto di questa lista Falciani o Facciani, in cui appunto c'erano appunto questi clienti della filiale svizzera della banca, e quindi in cui praticamente c'erano tutti questi capitali che affluivano per cercare di evitare le fiscalità nazionali, e molti di questi capitali venivano dal Venezuela, veramente una grande quantità in momenti in cui il Venezuela ha un prodotto interno lordo, una ricchezza interna che è crollata, in cui ci sono veramente problemi anche alimentari per la popolazione. Ecco, ne parliamo con Blanca Briceño, questi più o meno sono gli argomenti, poi se riusciamo a parlare anche dell'arresto del sindaco di Caracas, vediamo un pochino. Io darei subito la parola a Blanca, a te la parola. Bene, grazie, grazie a te Gianni e ovviamente a Donato che sta dietro in regia. Dunque, io ti dirò sinceramente che mi piacerebbe con questi temi che mi hai proposto iniziare in questo modo, anche con una domanda, no? Perché in nome, diciamo, del diritto umano di libertà di espressione, e del futuro diritto alla conoscenza. Noi ai Resmen, appoggio sostegno internazionale alla resistenza venezuelana, ci facciamo la seguente domanda. Come è che sono uniti da un terribile filo rosso questi impotenti, prepotenti, impotenti a capo dei regimi totalitaristi e fondamentalisti, questi tre crimini di cui si sa. Ecco, quindi Boris Nemtsov nella Piazza Rossa di Mosca il 27 febbraio, il giudice Nizam nella sua abitazione in Argentina e poi il giovane Kluivert Roa, che per strada, tornando a casa, perché non è vero che ha partecipato a una manifestazione studentile, il 24 febbraio 2015 a San Cristóbal, che è la capitale dell'estado Táchira. Per noi la parola Stato sostituisce come costituzione politica ciò che voi chiamate regione. E qual è questo filo impressionante che unisce questi? Noi vogliamo capire e veramente esigiamo all'umanità, perché oramai non si riesce a capire a chi altro ci si può rivolgere, la verità di questi crimini, in particolare i nostri, perché è un terrorismo di Stato dilaguante,
con questi capi banda, perché se tu pensi bene su cosa è fondamentato il regime di un KBG, che chissà quante persone ha torturato e uccisi come il signor Putin, in Russia, dove veramente cosa si è sviluppata se non un'economia anche lì da un mercato nero mostruoso, e che continuano ad essere capovanda, capofili, capo ogni cosa, terrorizzando oggi anche un'Europa che con moltissimo dolore riconosciamo, almeno noi, come aerese debole. Poi, indubbiamente, i profondi legami tra la CACA, la chiamiamo noi la capa banda argentina, che non ha soltanto in questo momento il crimine di cui, leggendo la prensa, i giornali argentini, guarda, veramente penso che non c'è persona in Argentina che non gli baleni per la testa che è un crimine di Stato questa situazione del giudice, ma con chi è collegato veramente questa situazione dell'AMIA? È vero che nella maggioranza dei giornali dalle nostre parti sono usciti i nomi di Ahmadinejad e i rapporti, diciamo, anche di Menem precedentemente, che era un presidente argentino di origine arabo-libanese, insomma, da quelle parti Libani, con generazioni in Argentina, ma veramente si pronuncia anche il nome di Rohani. E quindi pensa tu adesso come le nostre speranze, cosa che diciamo sempre per Liberi TV, vanno sempre, si sprofondano di più nella realtà, vanno in fondo e quindi nella Divina Provvidenza vanno in alto, con l'attuale situazione tra Israele, gli Stati Uniti e Iran, che ovviamente qualche prezzo dovrà pagare questo signore Obama, cui non abbiamo mai noi come Israele creduto, con la situazione dell'Iran, altamente collegato con il Venezuela, anche tramite tutto il traffico di uranio che noi qua dai microfoni di Liberi TV da anni abbiamo denunciato, da anni, da penso la prima se non la seconda intervista che mi hai fatto. Quindi veramente il collegamento geopolitico per noi cittadini, perché i grandi, cosa vuoi che sia? Loro credono le parole che l'uno pronuncia all'altro, noi cittadini che andiamo a conquistare assieme al Partito Radicale Non Violento, Transnazionale, Transpartito, ce lo auguriamo, e noi tutti radicali, il diritto alla conoscenza. Quindi abbiamo la coscienza che queste cose sono profondamente intrecciate. Poi, per analizzare la situazione del Venezuela, parto dalla tua ultima domanda, onde non prenda più tempo e poter dedicare un pochettino di più alle altre tematiche che hai suscitato, ma sì, sicuramente l'arresto di Antonio Ledezma, comunque con molta tristezza ti devo dire che, come noi chiamiamo questa pseudo opposizione collaborazionista, burundanga, che è quella polverina che fa, diciamo, diventare proprio scemi, Esilarante. fare qualsiasi cosa, sì, alle persone che li inalano. Ecco, noi nel Venezuela è una tradizione che chi va in prigione poi diventa anche candidato presidenziale. Quindi indubbiamente anche è stato un show. Antonio Ledezma, Maria Corina Machado, Leopoldo Lopez, e questa volta ti faccio l'onore veramente di pronunciare bene questi nomi, fanno parte di una partitocrazia che vuole fingersi essere fuori dalla MUD, Mesa dell'Unità Democratica, ma veramente non sono mai usciti, ed stanno in questo momento per l'ennesima volta chiamando al macello, all'autosuicidio, perché oramai questo simbolo è forse quello più utile, delle elezioni. Teoricamente a dicembre alle parlamentari, sicuramente, probabilmente anticiperanno, faranno un gioco con questa cosa. Ora, sull'assassinio dei
dei ragazzi, io volevo, come sempre che do numeri e dati a Liberi TV, questa volta voglio proprio leggere nomi perché rimangano in questo momento che c'è un'ennesima denuncia alla Corte Penale Internazionale contro l'illegittimo Maduro per crimini di Stato, ed è veramente, Gianni, è l'ultimo Twitter che ti posso leggere, che ho ricevuto in questi minuti, è veramente una cosa obbrobriosa. Oggi, per terza volta e terza giornata consecutiva, i paramilitari armati vanno contro 15 giovani che si sono poi lanciati per un abisso onde salvare la loro vita. Quindi ti dico... E per i gruppi armati, con il che chiamano collettivi, insomma. Bene, lo chiameranno loro. Noi Resistenza non accettiamo minimamente una parola che dal punto di vista sociologico e magari anche antropologico ha una valenza anche costruttiva. Ebbene no, sono gruppi paramilitari, da questi microfoni abbiamo denunciato molte volte che loro fanno quasi un paresercito che secondo l'insepolto erano 1.200.000 persone, e in questo momento sappiamo pure che dal 2010, e l'abbiamo pure detto questo numero, questa cifra, nel Venezuela ci sono 15 milioni di armi illegali. Questi fanno un braccio armato, sono quelli che hanno fatto la funzione del narco, per il narcostato, del braccio del terrorismo, perché sappiamo, come sempre abbiamo detto, che i fattori socioentropici del regime castrocomunista venezuelano sono l'odio, la paura e la menzogna, con la quarta zampa per fare la sedia completa, della pseudoposizione collaborazionista. Quindi noi non accettiamo questa parola per questi gruppi, benché iniziano a chiamarli i furitali armati. Comunque, due giorni fa hanno ucciso 5 ragazzi nella zona di Katia, e comunque abbiamo parlato della tumba, quella il 12 febbraio, che Liberi TV, che sarà la memoria storica delle denunce di una resistenza che cerca comunque di dire e denunciare le proprie verità di cui ha conoscenza, la situazione gravissima dei ragazzi messi lì. Comunque, Clavier Roa è stato assassinato il 24 febbraio 2015, José Daniel Frías di 20 anni, Julio Alejandro García di 22 anni sono stati uccisi il 18 febbraio 2015, Jasmir Tovar e Aranis García, di 22 anni, entrambe sono andati via dalla Plaza Altamira, che è una zona di Caracas dove c'era una manifestazione, non hanno voluto partecipare, mentre andavano via sono state catturate dalle forze armate del regime, e poi diversi giorni dopo sono apparsi cadaveri, sempre e sempre con spari in testa. Quindi possiamo dire aggiustiziati, questa è la parola che noi porteremo prima o poi alla Corte Penale Internazionale per i crimini di lesa umanità che il regime venezuelano, per reggersi, a continuare a derubare, perché non ha costruito altro che miseria e morte, e ha derubato l'erario nazionale e in questa situazione. Poi Gerardo Gomez e John Barreto, di 19 anni il primo e 20 anni il secondo, sono stati trovati cadaveri con gli spari in testa. Gianni, questa è. Ora, tu mi chiedevi di Falciani e di questa sua interessante denuncia, perché seguendo qualche dichiarazione che è uscita in video, lui dice che fa questa dichiarazione onde le forze democratiche dei paesi possano trovare... Sì, diciamo, poi è una cosa altruistica, come dire... Sì, certamente, però per noi è stato molto significativo, perché tu pensa, di tutta la cifra
che denuncia l'85%, 85% in mani a due capi del narcostato venezuelano. Una cifra pari al più del 65% delle riserve nazionali in dollari che il popolo venezuelano oggi si sta affamando. Gianni, non ci sono medicine, non ci sono alimenti e pian piano non si sa quelle riserve quanto possano durare, ma sicuramente il tema è affamare il popolo venezuelano. Ora, un popolo affamato non si sa cosa può fare, può consegnarsi ai suoi inizi, come si dice, ai suoi boia, e quindi morire uno sopra l'altro e fare montagne di cadaveri, morte, di fame, tutti felici, e ho veramente possibili insurrezioni, come già abbiamo esperienza del 27-29 febbraio 1989 con una situazione che si chiamava El Caracas. Ora, sinceramente, questa situazione è estremamente triste, per quanto come si fa a un popolo morire di fame e questi signori tengono in custodia nelle banche svizzere una quantità di soldi praticamente equivalente alle riserve nazionali che ci sono in questo momento. Devo dirti che eravamo rimasti pure d'accordo di parlare su questa risoluzione che è uscita il 27 gennaio, la risoluzione 08610, è scritta dal ministro, dal menestro, per dirla meglio, della difesa, e quindi che autorizza l'uso di armi letali nelle manifestazioni. Ora, io volevo con te, difatti te l'ho proposto, fare una tranche su questo tema, e comunque io preferirei, e ti chiedo di spostarla, così informo anche a Liberi TV ascoltatori, spostarla per quale ragione? Perché c'è chi sostiene, quindi c'è una polemica, che questa risoluzione è utile perché è il modo in cui le forze armate nazionali potrebbero difendere la popolazione inerme di fronte ad una rivolta dei paramilitari. Ecco, quindi, e questa è una legge per l'esercito. Cioè, questo in qualche modo però questa spiegazione che spesso si trovano, questo impulso di protezione che viene preso a scusa per armare le forze di polizia. Però quello che voglio dire è, in questo modo si legittima il sospetto che le forze di polizia e questi paramilitari abbiano delle diverse capi, diciamo, vengono manovrati da due entità diverse a questo punto. Ecco, difatti, quindi la risoluzione è a favore di armare le forze armate, quindi la polizia viene esclusa e tra gli oppositori, pseudo collaboratori, e meno anche di coloro che, non essendo proprio resistenza, comunque sono intellettuali, avvocati venezuelani che si mantengono più vicini alla posizione di denunciare la pseudo opposizione collaborazionista come inutile, sostengono che è a favore dell'esercito e del popolo e che la polizia non c'entra. Per cui, quando si scrive in molti articoli che il ragazzino di 14 anni, Roa, è stato ucciso per via di questa risoluzione, è da
considerare con calma, perché veramente è stato ucciso da un poliziotto. Quindi su questo poliziotto non c'è, cioè non è coperto da questa legge. Ecco perché allora diventa doppiamente grave questo crimine. No, sicuramente non si sa dove si va, perché diciamo che il gioco di Cuba è complesso. Noi come Aires Ven abbiamo sempre considerato il presidente degli Stati Uniti quasi usa questa espressione, cato comunista. Io che sono della Chiesa Valdese e conosco questo famoso ex ministro Ferrero, che è valdese, che allora ci sono i cato comunisti, i valdo comunisti, chiamiamo con mister Obama, chiamiamo i musulmano comunisti. Quindi la situazione si complica, anche perché quello che non si sta sapendo in questo momento, ma noi abbiamo notizie che si possono anche confermare, perché sono notizie che ci arrivano con links che si possono corroborare, che la repressione in Cuba è salita moltissimo. Da noi sono arrivate ulteriori truppe e ovviamente il conflitto interno venezuelano è fortissimo. Perché? Perché il governo ha bisogno di mettere in prigione Antonio Ledesma, perché così loro dal carcere chiamano a elezioni, perché andiamo a vincere delle elezioni contro un regime feroce, militarista e militare, castrocomunista, che ha la frode elettorale incita nel sistema, come ben abbiamo spiegato. Abbiamo detto i vari che hai illustrato, con cui si è consumata, diciamo, questo attravisamento della volontà elettorale, il controonico, insomma. Sì, ma poi hanno milioni di cinesi loro. Certo che per le elezioni parlamentari noi venezuelani all'estero non votiamo, però per le presidenziali, insomma, ricordati che abbiamo spiegato che la frode elettorale venezuelana è demografica, tecnica, elettronica, costituzionale e istituzionale. Sì, sicuramente. Quindi questi dal carcere ovviamente motivano l'emotività del venezuelano, che è altissima. Noi siamo persone che dobbiamo proprio, abbiamo dato vita a una politica emozionale ed emotiva che potrebbe funzionare nella misura in cui la testa può essere critica ed il conoscere per deliberare lemma di vita politica e civica. Quindi da questo punto di vista la circostanza è complessa. Senti, abbiamo pochi minuti, se tu sei d'accordo, allora, spostando questa cosa della risoluzione a una prossima puntata che trattiamo, magari possiamo dedicare interamente, poi se ci sono sviluppi magari è più opportuno appunto attendere. E il collegamento, il Podemos venezuelano, Podemos, questo ponte. Va bene, guarda, se i due Podemos, bene, diciamo che è un nome scopiazzato da un Podemos, che Podemos aveva un dirigente che si chiama Ismael García. Ismael García è stato un ufficialista frenetico, è un partito che viene da una divisione di un altro partito di sinistra, dal MAS, è stato fianco a fianco con l'insepolto. Ismael García è stato il teorico, l'ideologo della grande frode elettorale che abbiamo subito nel 2004 con il referendum revocatorio, che doveva essere realizzato nel 2003, e questo spostamento, questo slittamento di un anno ha fatto sì che la frode potesse essere organizzata perfettamente. Lui, assieme a uno che oramai se ne è commiattato nel pianeta,
di nome, di cognome Tascon, e hanno incrociato i dati elettronici delle votazioni con le carte d'identità e le impronte digitali, e così si sono fatti un elenco di parecchi milioni di persone che hanno votato al referendum revocatorio contro il governo, referendum revocatorio che abbiamo vinto alla grande e che ovviamente non è stato riconosciuto, come non saranno riconosciute neanche le prossime elezioni. Ora, questo partito Podemos, ad un certo punto, prima che l'insepolto morisse, ha avuto una circostanza curiosa, perché uno dei suoi leader di nome Didalco era in esilio, l'hanno fatto rientrare perdonando tutte le accuse che lo stesso regime aveva generato contro di lui. Ismael García aveva saltato l'inferriata e quindi era passato all'opposizione, oggi un grande leader di Primero Justicia, chiamato così Primero Justicia, e per una risoluzione che onestamente io ti dirò personalmente non l'ho potuta mai capire in profondità, talmente buia è, l'hanno strappato il partito Podemos a Ismael García e gli l'hanno dato a Didalco. Quindi con aggiunta di voti e incarichi eccetera del poeta. Ora, il signore Monedero, quello il teorico del signor Pablo Iglesias, per anni è stato seduto nella scrivania accanto a quella dell'insepolto, che aveva la sua sala situazionale. Ricordiamolo sempre che Chavez è l'insepolto. Al palazzo di Miraflores, che era il palazzo presidenziale, dove l'insepolto non solo lavorava, ma poi viveva pure lì, benché la residenza del presidente è da un'altra parte, si chiama La Cassona, oggi ancora invasa dalle figlie dell'insepolto e che non hanno mai voluto andare via. No? Quindi, ma i legami con Maduro sono fortissimi, al punto tale che qualche settimana fa Maduro ha intentato minacciare le imprese spagnole per darle da scalpo al Pablo Iglesias per le prossime elezioni, minacciandole di essere espropriate, che poi noi sappiamo bene che la parola espropriazione è assolutamente inopportuna, in quanto veramente quello che fa il regime è confiscare i beni altrui. E i legami sono economici anche fortemente, perché tutti quei anni loro hanno ricevuto tantissimi soldi. La circostanza un po' strana che è successa è che questi volevano comprare una TV in Spagna e ci sono persino le registrazioni, tutta la documentazione, che aspettavano i soldi dagli legittimo, e ad un certo punto però forse la crisi, questi soldi non sono arrivati, loro non sono riusciti a comprarsi questa televisione, e ciò però non implica che non siano totalmente sostenuti anche da un qualche esercito di manovali, di ufficialisti che vivono in Spagna, e che possono fare molto lavoro per loro. Quindi diciamo i legami sono abbastanza profondi, come si dice, a punto tale di un ufficio accanto all'ufficio presidenziale che è sepolto. Speriamo che gli spagnoli possano avere occhi per vedere, soprattutto orecchie per ascoltare. Ti volevo un commento brevissimo sulla risoluzione 8610, che l'altra ipotesi, oltre a quella che hai anche tu proposto, quella di armare, perfezionare gli armamenti di repressione,
in questo caso dell'esercito venezuelano, è che questa risoluzione è uscita nel momento in cui negli Stati Uniti c'era tutto l'ambaradam dei conti e delle viste negati ai corrotti venezuelani, membri dimostrati, perché, come abbiamo pure detto da Liberi TV, le dichiarazioni dell'Ancien Sanz sono state gravissime, e lui era proprio un membro del cerchio magico di protezione, e li ha denunciati come narcotrafficanti, in modo particolare l'ex ministro degli affari interni e soprattutto l'attuale presidente dell'Assemblea nazionale. Quindi ha avuto anche questa triste funzione, perché loro sono in grado, come bravissimi comunisti fondamentalisti, di trasformare qualsiasi cosa nella loro verità nazista, e quindi ripeterla mille volte con la speranza che si trasformi in verità. La situazione è gravissima. Oggi c'erano delle manifestazioni di quelli che vanno in moto, dei centauri in moto a Caracas, e poi a San Cristóbal c'era una manifestazione di quelli che guidano i pullman, i trasportisti, e questo può, però lì non ci sono aggressioni perché sono manifestazioni dell'ufficialismo. Ah, ho capito. Bene, io penso che siamo arrivati ormai alla nostra mezz'oretta canonica, e quindi, se tu sei d'accordo, chiuderei qui dandoci appuntamento, ovviamente, per parlare in modo più ampio e più approfondito di questa risoluzione, che insomma sarebbe peraltro anche un'altra ondata di armi che arrivano, che queste armi sono un po' una cosa, gli esseri umani fabbricano le armi che molto molto difficilmente poi vengono distrutte, quindi queste armi hanno una vita lunghissima e passano di mano in mano, uccidono chi magari persone appunto perché non sarebbero state destinatarie delle pallottole del piombo quando appunto sono state costruite, passano di mano in mano, soprattutto quando ci sono regimi che sono insomma traballano e così via, quindi questi fiumi di armi che arrivano in questi poi con queste motivazioni per la sicurezza, per insomma questo manto diciamo un po' anche quasi etico o morale per difendere. Sono sempre delle cose un po' pericolose, questi riarmare in massa, in questo caso è l'esercito, però insomma. E io penso che, ok, faremo una prossima trasmissione su questo, quando ci dirai, quando avrai informazioni da poterci dare più approfondite. Io lascerei a te a questo punto la chiusura, ringraziandoti ancora di questa serata. Bene, grazie. Quello che dici sulle armi... l'Italia ha mandato i curdi, il vecchio arsenale, mancavano le pallottole, però comunque le armi sono state inviate proprio da uno dei paesi produttori di armi per eccellenza. Informo che il cardinale Urosa del Vaticano ha veramente denunciato l'assassinio di almeno tre di questi giovani, e chiedo a tutti i liberi tivisti di per piacere condividere queste informazioni, anche se non siete d'accordo, considerate che non sono veritiere, fate come voi per e dite bene, diamole vita a queste parole. Che Dio veramente benedica Venezuela e i venezuelani, come è l'espressione della dottora Consuelo Cristina Caneloni in ogni cosa che scrive. E Dio vi benedica anche voi. Infinite grazie da Iresven per questo spazio. Grazie Gianni, grazie Donato e grazie a tutti gli ascoltatori e a quelli che faranno doppio clic condividi. Grazie ancora, buona serata, grazie per la regia Donato Volpicella.